allora è sempre complicato, se lei ha anche un'esperienza domestica di bilancio familiare, far quadrare i conti è sempre un problema per tutti, però voglio dire, lo stiamo facendo, stiamo cercando di rivedere le ultime misure, ma quando io leggo i giornali di oggi vedo una rappresentazione che mi sembra affatto corrispondente alla realtà. Ero testimone, protagonista di una riunione, siamo stati sino alle 3 del mattino, c'è stato assolutamente il clima che oggi viene riportato sui giornali. Vero è che stiamo vedendo in particolare, questo sì è emerso ad esempio sul quota 100, stiamo un attimo rivedendo la misura, vogliamo conservarla perché questo è l'indirizzo politico, e stiamo vedendo anche rivedendo qualche altra misura. Sulle finestre di uscita state un attimo ragionando? Si era ragionato sulle finestre di uscita, ma nulla ancora è stato deciso, quota 100 comunque rimane, questo senz'altro. Senta, sulla Siria, secondo lei ci sono dei margini per fare qualcosa in più rispetto al blocco dell'export delle armi verso la Turchia? Sì, io l'ho detto subito, quella è un'iniziativa doverosa, ma non ci può affatto appagare. Ci può pagare il risultato di persuadere la Turchia a rinunciare a questa opzione militare. Quindi tutti gli strumenti, tutte le iniziative che porteranno e sono finalizzate a questo risultato, noi le metteremo in campo e, come ho già detto, l'Italia sarà capofila in questa direzione. Quindi non è il problema di non assicurare più forniture militari, non è questo il tema, quella è una ovviamente reazione. In questo momento il tema prioritario e tutte le iniziative, quindi vi anticipo che vorrei sentire anch'io Erdogan direttamente, vorrei chiamarlo, come sto sentendo anche gli altri attori della comunità internazionale, dobbiamo essere tutti sensibilizzati a lavorare in una medesima direzione. Questa iniziativa militare decisa unilateralmente deve, l'esercito turco deve ritornare indietro, perché contribuisce alla maggiore destabilizzazione della regione, rischia di essere controproducente anche rispetto alle attività degli estremisti, dei terroristi, e in ogni caso, problema principale, crea sofferenze ulteriori alla popolazione curda. Presidente, Whirlpool stamattina, e poi una battuta, me la consenta, se ha già accettato le dimissioni di Fioramonti, perché chiedeva 3 miliardi all'inizio mandato, altrimenti si sarebbe rimesso. Per quanto riguarda Whirlpool, abbiamo avuto una, come era stato preannunciato, abbiamo incontrato i vertici oggi col ministro Patuanelli. Posso anticipare, non so se il ministro ha già dichiarato Patuanelli l'esito della riunione, ma non c'è stato un passo avanti nella direzione auspicata dal governo, nel senso che i vertici Italia di Whirlpool confermano che il piano è quello, e questo quindi crea assoluta, più che rigidità nel dialogo, non dà una prospettiva al dialogo. Ovviamente il governo, quello che posso assicurare ai lavoratori, che c'è la massima attenzione da parte mia, in particolare del ministro Patuanelli, quindi dell'intero governo, a seguire questa avvertenza. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per assicurare loro un futuro, e soprattutto un futuro a San Giovanni, nel quartiere specifico dove loro sono, di Napoli. Perché, come ho detto anche oggi, ai vertici della società, non è solo importante, questa è una crisi aziendale particolare, perché sono tutte importantissime, è una crisi che riguarda 400 famiglie, però quando le crisi avvengono in aree particolarmente disagiate, che vivono un disagio sociale, un disagio economico, e quindi sono particolarmente sofferenti, è chiaro che la crisi diventa ancora più acuta. Noi dobbiamo fare di tutto, il governo farà di tutto per cercare di assicurare un futuro a queste 400 famiglie. Fioramonti aveva chiesto 3 miliardi per il settore, quindi mi immagino che le dimissioni siano già arrivate sul tavolo del Presidente. Lei, la sua provocazione, la sua battuta l'ha fatta, però lavoriamo per la ricerca. Io oggi ho annunciato, se invece mettendo a parte le battute, oggi ho annunciato per la ricerca un passaggio molto importante, un segnale molto importante da parte del governo. Il governo inserirà in manovra di bilancio la creazione di un'agenzia nazionale per la ricerca. È un'agenzia nazionale che avrà una funzione importantissima, quella di coordinare tutte le attività di ricerca e di innovazione in Italia. Quindi coordinare i poli universitari, l'azione, le attività dei poli universitari, degli enti pubblici di ricerca e degli enti privati di ricerca.
attraverso l'Agenzia Nazionale per le Ricerche noi potenzieremo il sistema della ricerca, ma non tanto e solo in termini di qualche finanziamento ulteriore che porteremo a beneficio del mondo della ricerca, ma quanto in termini di strumento per fare rete, per fare sistema. Noi, i nostri ricercatori sono bravissimi e questo è il risultato anche di questa seconda relazione che è stata presentata al CNR. Sono bravissimi, ma se addirittura con le scarse risorse o comunque inferiori rispetto ai paesi direttamente concorrenti riusciamo a raggiungere questi risultati, immaginando, aumentando un po' di più le risorse e facendo sistema, mettendo a rete le loro iniziative, le attività di tutti i centri di ricerca in Italia e facendoli dialogare col mondo delle imprese industriali, immaginate quale risultato potremmo avere, quale potenziamento della ricerca. È il nostro obiettivo. Grazie.